Buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì. Pensavate che stessimo dormendo? Eh no, 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 no. Qui ci alziamo all'alba e la notte ha portato grandi, grandi evoluzioni, grandi pensieri, grandi volontà, ulteriore capacità di applicazione della propria volontà. Quindi siamo in fermento. Non è che stiamo fermentando, è una cosa diversa, eh? Siamo in fermento, è totalmente diverso. Stamattina, tra le varie volontà, c'era quella di fare un riassunto per tutti, soprattutto per gli operanti del mestiere. Un riassunto sulla nostra condizione, i concetti, gli argomenti, cosa accade, cosa accadrà, ma soprattutto la definizione di che cosa è accaduto. Perché è importante specificare, soprattutto per chi si approccia da poco a questi video, a ciò che sta accadendo in questo luogo, su questo territorio, c'è un passato, c'è una storia che appartiene in primis alla sottoscritta e poi a tutti i fratelli e sorelle che accompagnano questa strada nella verità, nella giustizia, nella legge. E quindi, come tutti i buoni diari di bordo, i diari dei sogni, no? Delle giornate di ognuno di noi che ci portiamo dietro da quando eravamo piccoli, almeno io lo facevo, non so voi. Ma io tutti i giorni avevo il mio diario segreto e come tutti i diari, ogni mese facevo un resoconto di quella che era stata la vita di quei giorni. E allora vogliamo farlo anche questa volta. Siamo tutti concordi che si può riassumere tutto questo nella costruzione di accompagnamento della legge alle nostre vite, con degli articoli specifici, perché come abbiamo sempre detto, tutti i testi che noi portiamo in auge sono perfetti ed importanti in ogni articolo, in ogni frase, in ogni termine. Però crediamo che forse questo riassunto con questi articoli specifici possano essere esaustivi. Saranno parte di due testi. Evito la legge sulla pubblica sicurezza del 1931. La evito perché? Perché dovrebbe essere raccolta tutta. E invece basta l'applicazione della Costituzione e di conseguenza i diritti umani. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Articolo 22. Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Articolo 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino nell'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Con questo si conclude, a mio avviso, quelli che sono gli articoli della Costituzione e l'accompagnamento inevitabile dei diritti umani parte con l'articolo 6. Ogni individuo ha diritto in ogni luogo al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7. Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto senza alcuna discriminazione ad un'eguale tutela da parte della legge.
tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 11. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che al momento in cui è stato perpetuato non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Articolo 14. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Articolo 15. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. Articolo 17. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua, personale o in comune con altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Io credo che questi siano gli articoli emblemi. Detto questo, buona giornata e a più tardi.